Amici, non dovremmo consumare il tonno più di una volta alla settimana, massimo due. Queste sono le raccomandazioni che vengono rilasciate dalle agenzie per la sicurezza alimentare europee, ma anche quelle americane. Questo perché tutti i grandi pesci, quindi non solo il tonno, anche il pesce spada, sono ricchissimi di mercurio, in particolare di metilmercurio, che è una neurotossina talmente potente che rischia di impedire, per esempio, lo sviluppo cerebrale nei bambini. La quantità raccomandata è di 170 grammi settimana per le donne incinta e per i bambini e di 340 grammi settimana per tutti gli altri. Ma non parliamo solo di tonno, parliamo di tutti i pesci grandi, compreso il pesce spada ad esempio. Ma dopo che facciamo? Non possiamo mangiare più pesce? In realtà la soluzione è proprio questa: mangiare altri tipi di pesce dando la precedenza a quelli piccoli, perché il mercurio si accumula sui pesci grandi e molto meno in quelli piccoli. Quindi la soluzione, come sempre, è quella di variare la nostra alimentazione per ridurre al minimo l'incidenza delle varie tossine presenti sui singoli prodotti. E buon appetito a tutti!